Professor Barbero, questo processo che si chiude in modo trionfante per il Papa apre una nuova fase nella vita e nella storia di Carlo Magno. Siamo nell'anno 800 ed è l'anno in cui Carlo Magno viene incoronato imperatore dal Papa. Eh sì, è soltanto in questo momento che diventa davvero imperatore. Noi forse ci siamo già concessi di chiamarlo così, ma in realtà Carlo Magno fino all'anno 800 era soltanto un re. Re dei Franchi, re dei Longobardi, ma insomma il titolo di re aveva sempre un ambito nazionale. Bisogna essere imperatore per poter sognare di riunificare un intero continente sotto il proprio scettro. E certo loro, nel momento in cui lo incoronano imperatore a Roma, hanno in mente il modello degli antichi imperatori romani. Era quello l'impero che credevano di aver ricostruito. Noi siamo autorizzati a vedere in questo spazio politico immenso che Carlo Magno ha unificato e che va da Barcellona a Amburgo a Budapest. Noi siamo autorizzati a vederci in qualche modo anche un prodromo della nostra Europa di oggi. Tra l'altro è curioso il fatto che Aquisgrana si trovi proprio a pochi chilometri da Maastricht e da Bruxelles. Eh sì, ma tutti i centri del potere europeo di oggi si ritrovano negli stessi luoghi in cui batteva il cuore del potere imperiale al tempo di Carlo Magno. Questa incoronazione però ha un'importanza non solo simbolica, ma anche politica. Eh sì, e lì l'aspetto politicamente decisivo è il ruolo del Papa. Il fatto che il Papa abbia messo con le sue mani la corona sulla testa di Carlo Magno in un'epoca in cui la valenza simbolica dei gesti era capita da tutti ed era fondamentale, ecco, questo fatto è importante, può perfino aver dato fastidio a Carlo Magno, perché Ginardo, il suo biografo, dice che uscì di malumore da San Pietro probabilmente proprio per questo. E forse avrebbe già potuto immaginare Carlo Magno le enormi difficoltà che hanno poi avuto gli imperatori medievali per far riconoscere la loro indipendenza rispetto ai papi, perché il papa poteva sempre dire: sono io che ti ho dato questa corona. E Napoleone, infatti, fu proprio lui a mettersi la corona a Notre Dame in testa. Aveva ben studiato i precedenti. Nel nome di Dio. Un impero cristiano. Carlo Magno muore nell'814 all'età di 71 anni per un incidente di caccia, dopo aver regnato per ben 46 anni. La sua straordinaria tomba reliquario è qui nella cattedrale di Aquisgrana, non lontana dal trono che all'epoca si trovava in questo stesso punto, nella Cappella Palatina. Come spesso avviene per i grandi personaggi della storia, molte leggende sono circolate sulla sua tomba. Nell'anno 1000, Ottone III fece aprire il sarcofago e la leggenda racconta che trovò Carlo Magno seduto e intatto. Le unghie gli erano cresciute talmente tanto che avevano perforato i guanti. Dopo aver proceduto al taglio delle unghie, il sarcofago venne richiuso. Da più di 1000 anni il corpo di Carlo Magno riposa qui e nel corso dei secoli la sua tomba è stata arricchita e impreziosita da tesori d'arte, reliquari e capolavori di oreficeria. L'impero che aveva creato non durò a lungo, pian piano si decompose anche lui. La storia che seguì è quella degli ultimi 1200 anni. Un periodo durante il quale i paesi europei si sono separati, dilaniati, combattuti in continuazione, creando e poi sciogliendo coalizioni, regni, imperi e poi tornando nuovamente a combattersi e a massacrarsi. Soltanto oggi, dopo 1200 anni, i Franchi, i Sassoni, i Longobardi e molti altri popoli, dopo un lungo cammino,
si ritrovano insieme. Questa volta però in modo molto diverso da quello realizzato da Carlo Magno, non più sotto il filo della spada, ma per propria scelta. Grazie per averci seguito. Buonasera.